Quello di lunedì in Confindustria è stato l'ultimo confronto tra i candidati più autorevoli alla successione di Christian Solinas a Villa Devoto. L'occasione per commentare a caldo il clamoroso passaggio di proprietà della Saras dalla famiglia Moratti alla holding svizzero-olandese Vitol e per augurarsi vicendevolmente una buona chiusura di campagna elettorale. Per gli impegni legati all'arrivo in Sardegna dei big nazionali sono saltati gli ultimi appuntamenti in calendario programmati da Confesercenti e CNA. I primi avevano previsto il dibattito domani all'Hotel Caesar ed hanno rinunciato per l'assenza del candidato di centrodestra Paolo Truzzo. I secondi la chiusura sabato 17 al Regina Margherita, cancellato per la rinuncia di Alessandra Todde, candidata della coalizione larga del centro-sinistra. Nel frattempo domani arriva a Sassari per una 3 giorni con tappe a Nuoro, Oristano e Cagliari il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte. Per mercoledì 21, a soli 4 giorni dal voto, è annunciato al Palacongressi della Fiera l'appello unitario della Premier Giorgia Meloni e dei suoi 2 vice Matteo Salvini al 5° sbarco in Sardegna nel volgere di appena 2 mesi e di Antonio Tajani a sostegno di Paolo Truzzo, che lunedì è stato ospite con la ministra del lavoro Maria Elvira Calderone del consorzio Fidi Nazionale Garanzia Etica. Nel frattempo l'ANSA ha battuto la notizia che ben 7 candidati al Consiglio regionale sono stati segnalati come impresentabili dalla Commissione parlamentare antimafia. Tra loro l'assessora dell'agricoltura Valeria Satta, candidata con la Lega, Valerio De Giorgi, lista Democrazia Cristiana con Rotondi, Maria Grazia Giordo, Sinistra Futura, Sergio Ritignosi, Forza Italia, Antonello Peru, Sardegna al Centro 2020, Giovanni Satta, Alleanza Sardegna e Salvatore Secchi, candidato con Libero. Varie le motivazioni che fanno riferimento a dibattimenti in corso, si va dalla conclusione nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine di dirigenti regionali, che riguarda l'assessora, alla corruzione, all'associazione per traffico di stupefacenti, al terrorismo internazionale. Annotiamo per dovere di cronaca che queste notizie, come da tradizione, arrivano sempre nell'immediata vigilia della chiamata alle urne.